volontari disclosure, esistono alternative? Tutti i clienti mi chiedono se esistono alternative per evitare la volontary disclosure. Tutti mi chiedono se esistono valide alternative alla volontary disclosure. Una sola è la risposta che un professionista può e deve dare. No, non esistono alternative ragionevoli alla volontary disclosure. Per quali motivi? Ve lo spiegherò subito. Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con studio a Zurigo con SwissBankingLawyers.com. Primo motivo è che la volontary disclosure, la collaborazione volontaria, offre uno sconto notevole sulle sanzioni. Chi partecipa ottiene l'opportunità di poter regolarizzare a costi ragionevoli. In Francia, in America o in Germania la regolarizzazione ha costato molto di più ai contribuenti che in Italia. Chi invece sarà scoperto non gli bastano più i soldi che aveva sul conto per pagare le sanzioni, anzi rischia di perdere più del doppio di quello che aveva sul conto svizzero. Il secondo motivo è che i conti sono bloccati già adesso, anche se non te ne sei accorto. La maggior parte delle banche ha bloccato i conti dei clienti italiani e quelli che fino a metà giugno non avranno aderito alla volontary disclosure saranno bloccati e segregati mediante conti appositamente creati. Quelle poche banche che permettono ancora un trasferimento lo permettono solo verso una giurisdizione whitelist e solamente un trasferimento a nome dello stesso intestatario e naturalmente solo mediante paper trail, cioè tracciabili. Cioè il trasferimento deve essere rintracciabile. Con un tale trasferimento non si risolve niente, anzi si peggiora la situazione. Fatta la volontaria disclosure, avrai nuovamente a disposizione i fondi. È il solo modo per poterli usare. Non ti rimane altro. Quelli che hanno spostato i soldi in Panama o a Dubai, magari un anno fa, quando era ancora possibile, o in altre giurisdizioni blacklist, avranno grosse difficoltà per usare questi fondi, per farne uso intelligente di questi fondi. Sarà impossibile fare rientrare i fondi in paesi whitelist. Non troverai più una banca disposta a correre rischi inutili solo per farti un favore a te. Sono condannati a usarli in paesi blacklist, esponendo i fondi ad altri rischi. Devono stare poi molto attenti come spendono i soldi senza lasciare tracce. Sono problemi. Rischi che la banca nei Caraibi, dove hai trasferito i soldi un bel giorno, non esiste più. La trovi chiusa e i soldi sono spariti insieme alla banca. Di questi esempi ce ne sono assai. Vale la pena rischiare tutto questo? Senz'altro non vale la pena. Il terzo motivo per cui la volontary disclosure va fatta è il rischio penale. Il rischio penale è correlato alla violazione dell'obbligo di collaborare volontariamente. Chi decide di non fare la volontaria disclosure decide di continuare ad utilizzare capitali illecitamente detenuti, il cui utilizzo potrebbe configurare il reato di autoriciclaggio, delitto punito con la reclusione fino a 8 anni. Non è che vuoi andare in galera per 8 anni, è un rischio assurdo. Dunque, se non fai la volontaria disclosure, la domanda non è se mi scoprono, ma quando mi scoprono? Questa è la vera domanda. Anche se non è colpa tua, ora sei tu quello che deve agire subito, prima che altri decideranno su di te. Dunque, non esistono più alternative ragionevoli alla volontaria disclosure, anche perché con i tempi che corrono le banche non possono dire più «non sapevo che i soldi non erano dichiarati». L'Agenzia delle Entrate è preparata ed agguerrita. Come mai? Sarà molto facile in futuro di essere accusati di autoriciclaggio. E questo vale anche per quelli che hanno chiuso il conto anni fa. Anche se la Svizzera non permetterà e non concederà effetto retroattivo per semplice evasione, saranno le autorità giudiziarie italiane a inventarsi e costruire il reato idoneo per fare apparire legale la loro fishing expedition sul territorio svizzero per ottenere informazioni dalla Svizzera per incastrarti. Troveranno loro il modo come giustificare la rogatoria. La mia esperienza con rogatori internazionali mi conferma che se si tratta di tanti soldi, le autorità italiane, il reato giusto per avere successo con la rogatoria o con la richiesta di gruppo, la troveranno sempre.
Dunque, se vuoi fare sonni profondi evitando incubi di notte, usa un telefono neutrale in un hotel e telefoni oggi stesso al numero 00417979044444 e fissa un appuntamento con me a Zurigo. Insieme valutiamo la tua situazione. Fallo oggi e sappi che fai la cosa giusta. Non c'è alternative. Non ci sono alternative. Grazie per la visione.